Colpi da tre punti tra casa e trasferta intervallati dalla penalizzazione cancellata in una stoccata al 49esimo di Pisa Avellino. La Verona ad approfittare sul pasticcio di Ditacchio, biancoverdi da quota 44 punti a più 6 sulla zona playout. Divario da festa sotto la torre pendente per i Lupi che in Toscana hanno svolto la prima seduta di allenamento in ottica cesena. Sabato alle 15 la sfida Alex Ciano, ieri la sua firma è valsa la vittoria dei romagnoli al Manuzzi Orogel sullo Spezia per chiudere il turno di Pasquetta. Stesso risultato per la 14esima e 15esima piazza del torneo cadetto dal medesimo percorso nelle ultime tre giornate, due vittorie consecutive e un pari lo score degli Irpini dal passo super nel 2017, decisivo per allontanarsi dalla zona rossa ma non ancora chiave per la salvezza. La quota 50 è l'obiettivo primario in casa biancoverde e ogni occasione è buona per tirare via risorse alle dirette concorrenti con la guida salda di Walter Raffredo Novellino. Per il match di sabato al Partenio Lombardi, il tecnico di Montemarano non potrà contare su Federico Moretti e Umberto Eusepi, ammoniti all'Arena Garibaldi. Duo tra mediana e attacco che era in diffida e che sconterà il turno di squalifica contro l'11 di Camplone. Pedine da valutare in ottica rientro in campo restano Paghera e Migliorini, bloccato nella scorsa settimana da un risentimento muscolare al flessore della coscia destra.